Buongiorno a tutti, sono Veronica Salvalai, vengo da Brescia e frequento il corso di laurea magistrale in arte interateneo all'Università degli Studi di Verona. Quando ho saputo che l'università realizzava il corso di SIGEQUEB in collaborazione con i musei civici di Verona, ho deciso subito di parteciparvi, in quanto penso che possa essere un motivo di crescita professionale e personale. Per quanto riguarda la catalogazione delle opere inerenti alla mostra La mano che crea, dedicata a Ugo Zannoni, mi occuperò della catalogazione di cinque opere. Delle seguenti tre opere di Ugo Zannoni: Ritratto di Odoria Zannoni, sorella dell'artista, Vaso di fiori, Sant'Onofrio Eremita, scultura in bronzo realizzata come bozzetto preparatorio per un originale in marmo costruito per la decorazione del Duomo di Milano, delle quali solo la scultura sarà visibile nella mostra. E i seguenti dipinti di Giuseppe Zannoni, cugino di Ugo Zannoni e presente entrambi in mostra: Il Buon Samaritano, scena ripresa dalla parabola evangelica, in cui personalmente mi hanno colpito la resa cromatica e l'espressività dei gesti, e In cucina, dipinto facente parte della vasta produzione di scene di genere dell'artista, caratterizzata da una tecnica meno rigida, più sciolta e spontanea. Sono entusiasta di poter dare il mio contributo tramite la catalogazione di queste opere alla buona riuscita della mostra e più in generale alla catalogazione di alcune delle meravigliose opere che l'Italia possiede. Mi spiace che a causa delle emergenze sanitarie in atto il nostro percorso di studi e di approfondimenti abbia subito delle difficoltà. Tuttavia, grazie agli incontri svolti e soprattutto grazie ai numerosi esperti che vi hanno partecipato, il mio bagaglio di conoscenze su Ugo Zannoni e sui suoi stretti collaboratori si è ampliato e so che questo potrà essere utile di sicuro per il mio futuro da storica dell'arte. Ho apprezzato in particolare la possibilità di entrare in contatto con le opere nella fase di restauro che precede la loro esposizione. Questo perché ho potuto assistere in prima persona a uno dei tanti tasselli celati che però contribuiscono alla buona riuscita della mostra. Ringrazio l'Università degli Studi di Verona e la Direzione dei Musei Civici per avermi permesso di fare questa esperienza formativa e gratificante.